Gaetano Castrovilli è alla prima convocazione in nazionale maggiore. Lo abbiamo sottoposto ad un test per scoprire i 10 prime volte della sua vita, calcistica e non solo. La prima volta con la maglia del Minervino. Giocavo per strada, a un certo punto si è avvicinato un osservatore del Minervino Morge e mi ha detto: Gaetano, perché non provi a venire a giocare? E lì ho deciso di iscrivermi a scuola calcio ed è stata all'età di 9 anni e mezzo. La prima volta che ti hanno paragonato ad un grande calciatore? Beh, a Kakà. Infatti da piccolo mi ispiravo a lui, ma al giorno d'oggi cerco di migliorarmi e apprendere dai più bravi. La prima volta che un allenatore ha creduto fermamente in te? Caffaro, ero nei Pulcini e lì stavo mollando, diciamo, perché vedevo la mia famiglia in difficoltà, e però il mister ha insistito nel portarmi a Bari e di continuare questo sogno. La prima volta che ricordi di essere stato mascherato per carnevale? Da pagliaccio, e infatti al giorno d'oggi mio padre mi chiama ancora pagliaccio. La prima volta che hai danzato? È stata all'età di 5 anni, ho preso una copertina, l'ho messa a terra, ero a casa, ho messo un po' di musica e ho iniziato a danzare. La prima volta che hai fatto il romantico con una ragazza? Forse con mamma, all'età di 3 anni, che le ho dato un bacio. La prima volta che ti sei fatto un tatuaggio e che cosa ti sei tatuato? È stata a Bari, l'ho fatto con il mio migliore amico Alessandro Corci, e siamo io e lui con la maglia numero 9 e 10 con un pallone sotto il braccio. La prima volta che hai fatto un lungo viaggio? Bari-Firenze, nella 500, eravamo io, zio e papà. Abbiamo chiamato il viaggio della speranza. La prima volta che hai indossato la maglia azzurra? È stato nell'Under 20, che io ricordi, con Mr. Guidi, esordito facendo anche una doppietta contro la Polonia. La prima volta che hai esultato per un gol della nazionale? Nel mondiale non ho esultato, ma ho pianto dalla gioia. Sosteneteci e gridate tutti Forza Azzurri!